Siamo qui oggi alla manifestazione di Pavia, io non sono stato. C'è con noi Riccardo Manca. Riccardo adesso ci spiega i motivi della sua partecipazione a questa manifestazione, tra l'altro lui è tra gli organizzatori, e qual è il suo impegno a difesa degli animali. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi era un dovere morale essere qui a Pavia per rivendicare la sete di giustizia che il popolo italiano sta dimostrando, perché quello che è successo a Sairano è vergognoso, perché abbiamo assistito a una vera e propria violenza di Stato nei confronti di creature inermi e indifese. Sono stati usati dei metodi che non facciamo fatica a definire di stampo nazi-stalinista nei confronti di persone che hanno semplicemente frapposto il loro corpo per difendere dei deboli. Allora, oggi nel 2023 viviamo palesemente in una società che fa della violenza e dell'uccisione l'unica valvola di sfogo per continuare a sovraintendere alla vita delle creature più deboli, fino a che ci sarà questo sfruttamento indiscriminato di cui il Dio denaro è l'unica motivazione. Noi non avremo speranze di veramente di vivere in un mondo realmente civile, un mondo dove regna la serenità e la convivenza pacifica fra tutti gli esseri viventi. Oggi abbiamo deciso di fare questa manifestazione a Pavia perché quello che è accaduto a Sairano il 20 settembre 2023 non debba più accadere. È palese che la responsabilità della sedicente PSA, ovvero peste suina africana, che lo ricordiamo è un virus non zoonotico, non è certamente dei maiali o dei suini in generale, o certamente degli animali selvatici che vengono tanto demonizzati. Siamo noi umani che entriamo negli allevamenti intensivi, che sono i lager del terzo millennio, e siamo noi umani che diffondiamo queste cariche batteriche e virali potentissime in tutta la nostra terra. Quindi è ora di acquisire consapevolezza, è ora di cambiare stile di vita e di capire che ogni nostra azione ha un impatto su quello che ci gira intorno. Grazie Riccardo. Grazie a tutti voi.